Direi di buttarci, no? Benvenuti in Okami. Okami HD. Allora, Okami HD. Questo è un gioco che... Allora, fa parte della lista dei giochi che avevo ai tempi in cui volevo comprarmi la PlayStation 2, e faceva parte della lista insieme a Sly Cooper e un altro che mo non ricordo adesso. Vi ho dato una scelta, ovviamente ti pareva che Detroit Become Human neanche l'ho visto The Stish, ma vabbè. Lo giocherò per cazzi miei, va bene. Allora, ha vinto a... beh, solo 3 voti purtroppo, quindi non ti azzardare e far partire filmati. direi che... Okami. Solo 2 cose, il gioco in inglese mi dovrò tradurre, quindi parlerò un botto sopra i video. E non so quanto sia rischioso giocare questo gioco su YouTube. Molto, molto tempo fa. Un piccolo accampamento. Che in realtà Hamlet significherebbe qualcos'altro. Conosciuto come Kamiki. Era posizionato in un punto sotto un bellissimo e maestoso albero di ciliegio. Ogni singolo albero attorno al grandioso e silenzioso borgo era onorato come un dio, una divinità. Tuttavia, il villaggio non era senza alcun segreto oscuro. In realtà direbbe non aveva dei segreti oscuri. Stavo traducendo un po' malvagio. To! E saziare l'appetito di Orochi, un orribile bestia che viveva all'interno di una caverna, giovani fanciulli venivano offerte di sacrificio nel suo festival annuale. Un corpo come una montagna e 8 teste montate su colli grossi quanto alberi, e i suoi occhi rossi color sangue che maledivano chiunque li guardasse. Nessuno osava disobbedire all'orribile bestia. Mi piace come vi sto facendo la narrazione decente, eh? Tra l'altro i video saranno belli lunghi perché questo ha un botto di dialoghi qua dentro, ragazzi. Non avete idea. Avrei dovuto farlo in live questa cosa. Quando la notte del sacrificio si avvicinò, un misterioso lupo bianco apparve fuori dal villaggio. Questo lupo, con la sua pelliccia bianca brillante come la neve, era chiamato Shiran. Il lupo tenne d'occhio con fare vigile chiunque si venturasse al di fuori del villaggio, e fece una sua abitudine di sorvegliare le strade di notte. La persone credebbero che il lupo fosse un famiglio di Orochi, un servitore. La style è bellissima, l'adoro, anche se è un remaster. Un singolo abitante del villaggio decise di affrontare da solo il famoso e feroce Shiranui. Il guerriero Nagi tentò varie volte di sfidare il lupo, ma i suoi tentativi furono vani per via dei movimenti rapidi e precisi del Shiranui. Che tra l'altro lo Shiranui non dovrebbe essere sempre un lupo di solito, no? Dipende, sono varie versioni. Dopo non molto tempo, la notte del maledetto festival arrivò. Una freccia colorata con una punta bianca scelse il sacrificio. Insomma, la freccia arriva dal cielo e colpì la casa della famiglia che doveva fare.
colpì la casa di Nami, la donna più bella del villaggio. Nagi, segretamente innamorato di Nami, fu infuriato per via della scelta, determinato a finire, a mettere fine a questa Orochi una volta per tutte. Nagi partì alla volta della cava della bestia per proteggere la sua amata. La cava della luna, un posto oscuro come il male stesso, che era la casa di Orochi. Come Nagi arrivò all'entrata di essa, una bestia con gli occhi rossi monta che montavano 8 enormi colli. No. Vabbè, era lui, insomma. Orochi era davanti a lui, ansioso per un altro sacrificio. Nagi salta addosso, insomma, con la sua spada, uno dopo l'altra. Lui cercò di tagliare di difendere il mostro, ma la sua pelle era come acciaio e la lama non lasciò nemmeno un graffio. Che tecnicamente io questo gioco l'ho finito, però l'ho finito la seconda parte. Alla fine Nagi, la sua energia finì, la sua forza di volontà anche. E stanco, sui suoi ginocchi, piccoli stenti, sapeva che stesse affrontando la sua morte stessa. E allora apparve il lupo. Come se per proteggere Nagi si mise davanti a Orochi. Nell'oscurità della caverna, il pelo del lupo brillò, illuminando la caverna a giorno. Alla fine era Shiranui, il lupo che era nel villaggio. Mostrando i denti e i suoi artigli, Shiranui attaccò Orochi. Vabbè, c'è la battaglia. Tra i due la battaglia durò parecchio e siccome facevano un casino dalla madonna. Raga, ci stanno una marea di dialoghi. Misteriosamente e terrificante lo spettacolo continuò. Shiranui evocò venti divini per contrastare le fiamme di Orochi. Orochi non sputava fiamme, credo, ma non lo so sicuro. Come Orochi si avvicinava a Shinobi per attaccarlo, un gigantesco albero creò dal nulla, proteggendo il lupo. Il Shiranui combatté con onore per guadagnare un vantaggio, ma tuttavia Orochi, protetto da un mistico potere, non era così facile da combattere. Shiranui, coperto in graffi, il suo bellissimo pelo sporco di rosso, era esausto davanti al grande Orochi. Abbiate pazienza, sto filmato dura 3-4 minuti, pure di più. Orochi vide una chance per colpire, che sarebbe stato il colpo di grazia, ma Shiranui decise di non arrendersi e col suo ultimo forza, lui urlò e improvvisamente le nuvole scure che erano sopra al di sopra della grotta scomparvero, rilasciando la luce. Brillò riflettendo sulla spada di Nagi come se fosse uno faro di speranza. Tutto questo c'ha più senso se la sentite in inglese, però, vedendo sulla spada, Nagi
che aveva preso rifugio nelle ombre. Parte la carica. E attaccò con ferocia Orochi con la sua spada in alto. La spada dorata danzò come un burattino, e una per una le teste di Orochi furono separate dal proprio pallone. Tecnicamente ha degli elmi che sarebbero significare il corpo distrutto di Orochi. Cadde in un lago del suo stesso sangue, e in un istante la maledizione del villaggio era scomparsa. Quando la battaglia finì, il sole brillò anche di nuovo nel cielo. Shiranui morì per il veleno di Orochi. Ah no, scusate. Stava morendo per via del veleno di Orochi, e Nagi lo prese in sé in braccio e lo tornò a Kamiki con lui in braccio. Muore. Quando raggiunsero il villaggio, scende lui, non si stava più muovendo. L'anziano del villaggio gentilmente accarezzò la testa di lui. Shiranui lasciò. Sta venendo da piangere, sul serio? Sul serio? Sul serio? Ok. Gli lasciò un ultimo guaito e chiuse i suoi occhi e si addormentò. Poi preso gli animali, specialmente le morti degli animali mi fanno soffrire tantissimo. La pace tornò finalmente nel villaggio, e in onore del suo sacrificio eroico di Shiranui, i villaggeri crearono un tempio e piazzarono una stalla di un lupo all'interno di esso. Porca troia, sto piangendo davvero. Nagi, la spada di Nagi, fu chiamata Tsukuyomi e fu messa e inserita all'interno della caverna della luna, guarda caso. E i villaggeri guardarono un futuro di una pace duratura. Tuttavia, questa non è la fine della storia. C'è molto di questa storia da raccontare, che persone conoscono. 100 anni sono passati da quando Shiranui e Nagi hanno combattuto. È successo così in fretta che nessuno del villaggio ne vede neanche accorto. Che se magari facevi a pezzi anche il corpo sarebbe stato utile. E questo è la leggendaria spada? Questa è Tsukuyomi, la spada che annientò il maledetto Orochi? No, non potrebbe essere. È solo una leggenda, niente che una favola. Bravo. Contento? Lo so io chi sei tu. Saresti dovuto morire lì. Che hai rotto le mie catene. Di, io desidero che l'oscurità cali su questo mondo. Dillo e libererò il mio potere. Ma Fide, no! Datte! Cioè, ma quale persona sana di me? Bravo! Ha capito. Che poi non ha risolto niente, però.
un'orribile tragedia per base per tutte le lande, tutta la terra. Via, ci fu un villaggio che sembrò scappare a questa tremenda maledizione. Il piccolo villaggio Kamiti, protetto da un sacro albero. È qui che la vera storia inizia. Tra l'altro mi scuso se alcuni il design di alcuni personaggi. Sakuya Wood Sprite, non mi ricordo quello che significa. Spiro dell'albero, spiro della natura, una cosa del genere. Oh, che palle! Questa è come quell'antica profezia della fine del mondo. Cos'è successo per portare una tale calamità? Dobbiamo sbrigarci. Non c'è tempo da perdere. Il mio potere sta diminuendo nel tempo, negli anni che ho protetto questa quest'area. Non ho molto tempo che mi rimane in questo mondo. Amaterasu, ora è il tempo. Non abbiamo mai avuto bisogno del tuo potere più che adesso. Illumina con la tua luce divina su questo mondo corrotto. Fa che i tuoi raggi divini del cielo, perché chiamate Evani sarebbe del cielo celesti, diventino la nostra speranza che ci guiderà tutti. Insomma, vedi che un po' che devi fa. Attacca sto specchio. Okami, Amaterasu. Okami sarebbe lupo. Amaterasu sarebbe il nome della divinità. Anche se lui è maschio, tecnicamente. Anche se Amaterasu è una dea. Vabbè. Ah, una bellissima luce bianca divina. Così bella e graziosa. C'è solo una persona capace di questo bellissimo spettacolo. Non è altro che la nostra madre origine di tutto, Amaterasu. Sarebbe tecnicamente Izanami Izanagi, ma tecnicamente ha ragione. Sì, è Amaterasu. Che bello vederti che il nostro salvatore si sacrificò per sigillare via il demone. Non è cambiato, molti anni fa non è cambiato neanche una pellicola. E faccio passare il testo, sennò ragazzi non so... Vederti rinascere dopo tutto questo tempo porta... gioia nel mio cuore. Che palle. Adoro questo lupo. Amaterasu, guarda sopra di te, guarda le condizioni del cielo. Da quando te ne sei andata, il nostro mondo è caduto in disgrazia per colpa di una bestia. Di bestie. E hanno come dice, razziato il nostro nostro bellissimo bonto. In realtà sarebbe ricco di cose. Nippon, che sarebbe in un modo per dire Giappone. Nippon. No, non lo si dice. Ma nessuno fino adesso non era... Questo non era niente rispetto a quello che sta succedendo adesso. Perché tecnicamente questo gioco è stato fatto... Cos'è? Durante il periodo in cui ci sono state non le invasioni, ma la colonizzazione. E c'erano i viaggi per mare. Please. Per favore usa il tuo potere per cacciare l'oscurità e punire ciò che hanno fatto. Ehi, che succede? Qualcosa si è messa dentro il mio... Il mio vestito? Mi sta fregando solo io. Guarda un po' da dove usci. Ma che diavolo? Di nuovo tu? Ma sei impazzito?
Per un non niente fai un casino. No, semplicemente per fare conversazione un pochino più interessante. Tutto qui. Stai di nuovo dormendo nei miei vestiti, insetto? Insetto? T'ho detto una migliaia di volte. Non mi devi chiamare così. Io sono un artista vagabondo. Il nome è Sun. Hai capito? Faccio vedere io quanto sono bravo finché non ti prosterai alla mia grandezza del mio... il mio pennello. Ma cosa sto facendo della mia vita in questo momento? È come vengono rappresentate in realtà. Allora, cosa ne pensi, eh? Più bella anche dell'originale. Perché a me preferisco quell'altro. Che succede? Parla di pelo? Sembri un po' depresso. A me, veramente. Sembri qualcosa nei familiare. Ah, sei uguale a quella strada di Sionui. Se l'hai mangiato. Ma che cosa pensi di fare? Sei impazzito? Un bellissimo uovo come me dovrebbe mai essere avvolto dalla bava di lupo. Faccio vedere io cosa succede a Ed. Mi fai usare la mia grande spada Denkumaru contro di te. Guarda, abbiamo un pochino di problemi più maggiori da superare. Che cos'era quel ruggito? E perché è così scuro? Oh, grande dea, Materasu. Oddio, Materasu. No, Dio, qua dice. Ho usato tutti i miei poteri che avevo per proteggere Kamiki Village. Il villaggio di Kamiki. Il villaggio continua, i loro spiriti però... sanno, i loro spiriti... i loro spiriti sono chiusi, rinchiusi dentro i miei frutti. Taglialo, liberalo, tagliandolo e il villaggio risuscitrà. Mi fido di te. Ci porterai nel giusto posto. Solo i tuoi grandi poteri possono riportare alla vita questo mondo. L'albero è tornato normale. La ragazza di nome Sakuya ha detto varie cose strane. Il villaggio. Gli spiriti del villaggio sono dentro il frutto. Il frutto. La ragazza ha detto che se lo taglio. Se lo tagli il villaggio sarà. Ma è dannatamente in alto. Possiamo usare qualche tipo di potere che non... che possiamo arrivare. Sicuramente non saprei fare. Lo scorrerà si sta veramente prendendo il gioco anche di me. Pare che può succedere mentre tu stai prendendo la cosa. Ok. E voglio farvi notare che io ho fatto 25 minuti di video non tagliabili perché c'è stava solo filmato. Ragazzi, io faccio video dei 50 minuti e voi non me li guardate tutti. Dove sia? È tutto improvvisamente silenzioso. Non ricordo un posto del genere dentro il villaggio. Beh, meglio stare con gli occhi aperti. Puoi usare la... vabbè, sta dicendo i comandi. Questo per guardare in giro. E uno per dettare. Lo specchio delle origini. Insomma, mi può far curare. Mi può far salvare. Però non mi ricordo mai quanti slot c'ho. Il punto è che ho già una partita. Vedi, ho già una partita salvata. Ammappeta. In realtà se mi ci metto a giocare io questo gioco lo ci metto un attimo a finire. Penso di averci messo 3 giorni per finire la storia principale. Ah, e non sono i vostri occhi. È tutto sfocato proprio per scindere. Non sono i vostri occhi. Possiamo attaccare i vasi con... per dare una restata, per dare delle monete. Tanto le monete le attiriamo. Emmy! Io lo chiamo Emmy. Io lo chiamo Emmy. Io sono sempre convinto che sia femmina comunque. Perché la Amaterasu è femmina, non ci riesco a fare niente. È vero che è una divinità, quindi
può essere, come si dice, aperto a interpretazioni, ma è sempre stata considerata divinità femminile, questo caso, quindi. Aspetta che devo timarlo bene. Ok. Questo serve per curarci. E la cosa interessante è che se queste rocce, queste cose di terracotta sembrano delle, dei veri e propri, come si chiama? Come si chiama? Artefatti archeologici. Poi ci avrà senso quando ne vedremo un altro tipo, eh. Come esempio il cavallino dovrebbe essere una cosa di Creta. Sembra che il ponte sia rotto. Non dovrebbe essere difficile. Amaterasu, giusto? Piuttosto, ti dispiace se ti chiamo Ammi? Senti, Ammi, hai mai parlato dello spirito del pennello? Un ottimo colpo di pennello al suo animo. A quello che dicono. Guarda, un esempio è meglio di mille parole, giusto? Questa tecnica si chiama Rijun. No, com'era? Ricreazione. Esistono 13 god del pennello. C'ha senso, 13 god, adesso vi spiego. Datemi retta. Datemi retta. Grievance of Heaven. Cioè, Via Lattea. È quello che chiamano il famoso, il fantastico fiume di polvere di stella, no? Dovrebbe essere quella pozzanghera laggiù. Però noi non possiamo andarci perché non c'è l'acqua. Voi vedete vedere. Ma se noi andiamo qui, incontriamo uno amico. Guarda le stelle che brillano. Non avevo visto niente di così bello, di un cielo così stupendo, notturno stupendo in anni. Ehi, guarda, quelle stelle sembrano formare un qualcosa, lo sono solo io. Una manca. Allora dovrei semplicemente crearla. Non sono stato io. Ma non l'ho premuto, a quello punto. Ah, ecco. Ha provato lui a farlo. Tecnicamente il pennello sarebbe la nostra coda. Yo! Questo poi, tra l'altro, è Koryu perché c'ha le quattro sfere. Guarda se non è nostra, la madre Amaterasu. Mi dispiace per non averti contattato così prima durante questi lunghi anni. Non ho mai dimenticato che io, Yomigami, dio della ristorazione, sarebbe. Restauro, ecco, del restauro. Ho aspettato questo giorno finché non ci potessimo incontrare di nuovo. Tu eri via i 13 spiriti del pennello che tu una volta possedevi, incluso me stesso, sono stati scagliati in giro per la landa degli uomini, e ora che ora è in disastro. Sono diventata una costellazione e sono riuscito a sopravvivere fino adesso. È il momento per te per trovare e riunire tutti gli altri. Tirate tecniche, il tuo potere è quello che serve a costruire. Ripristinare, ecco, ripristino il fiume del celeste e rinnovare le stelle rimosse. Perché 13? Perché sono lo zodiaco cinese. Dici, vabbè, lo zodiaco cinese non ce n'ha 12 come il nostro zodiaco. Tecnicamente anche noi ne avremo 13 o 14. Lo zodiaco cinese tecnicamente conta anche il gatto. Lo zodiaco cinese è topo, bue, tigre, coniglio, drago, serpente. Attenzione, qua mi confondo, eh. Gallo. Scimmia. No.
Pecora. Gallo, pecora. Cavallo, scimmia. Cane e maiale. Tecnicamente c'è. L'ordine degli ultimi l'ho sbagliato. Però c'è anche il gatto. Ha senso. Ha detto che tu hai adesso il potere del ripristino? Puoi veramente ripristinare il fiume? Ah, non può essere. Altrimenti, chi potrebbe avere questi poteri di queste potentissime tecniche divine? Una divinità? Adesso vi spiego. Mi sa che l'ho già detto questo discorso, però lo rifaccio, giusto sempre per ricordarvelo. Lo zodiaco cinese. Non potrai mai creare e ripristinare il flusso. Lo zodiaco cinese prende da. Almeno quello che ho letto io prende dall'origine dalla storia del Buddha. Praticamente, prima di ascendere ai cieli, Buddha, gli animali andarono a. Come dice? Salutarlo praticamente. Il primo fu il topo perché arrivò furbo, che arrivò in groppa al bue. Poi vabbè, c'erano tutti gli altri, il drago e il suo fratello minore serpente, eccetera, eccetera. L'ultimo, l'unico che non arrivò è il gatto, che non mi ricordo se era perché non decise di non de tipo si addormentò, decise di prendere un di farsi un riposino. E quindi non rientrò nelle sue stelle, non salutò in tempo Buddha prima che se ne andò. Non mi ricordo, era una cosa del genere. Potrei sbagliarmi, dovrei rileggere questa cosa. Diciamo che il nostro zodiaco è un po' diverso perché il nostro prende tutta la mitologia greca, la maggior parte della mitologia greca. No, è vero, perché tipo il leone è il leone di Nemea che affrontò Hercules. E voilà. Astral Pouch. Praticamente è una specie di sacchetta. È una sacchetta che praticamente si riempie col cibo. Ogni volta che voi mangiate del cibo, lo mettete dentro la sacchetta. E praticamente, quando la sacchetta è piena, tipo all'inizio ci vogliono 200 cose di cibo, 200 oggetti, non so definirlo. Dipende da che cosa mangiate. Oddio, che il calo di suono. Si riempie la sacchetta. A 200 la sacchetta si riempie massima e vi sfrullerà. Mangiate un'arancia, mangiate una pesca. Una pesca. Mangiate una paghe. Una mela. E praticamente vi resusciterà. 200 cose vi resusciterà. Non so se mi resuscita automaticamente. Però mi ricordo che era una cosa da potenziare parecchio. Perché tipo. Era troppo utile questa cosa. Oh, questa è la. Il tempio leggendario? Questo dovremmo. Dobbiamo essere dentro la cava di Nagi. Il leggendario eroe Nagi. Dice. Il shrine dovrebbe essere qui. Ha liberato il male da 100 anni fa con l'aiuto del grande lupo bianco Shiranui. Primo il fiume dei cieli. E adesso questo posto. Dove diavolo siamo? Wow, questo posto è un disastro. Guarda, la spada è veramente. È anche rotta. Gli dei sicuramente non hanno dato molta protezione a questo posto. Innanzitutto, blasfemo. Secondo, parlate della divinità a sto periodo. Sì, lo so, lo so. Adesso andiamo a rompere la spada. Mamma che balle che sei. Ovvero fare così. Allora è stato veramente il tuo colpo di pennello a fare tutto questo brutto. Come fai a essere così bravo? Ma come hai fatto a diventare così bravo? Sinceramente, chi sei tu? Ehi, c'è un'altra costellazione. Questa volta assomiglia. Una delle mie preferite. La mia preferita, quasi. Che cioè è fighissimo sto coso. È un topino! Però guarda che cazzo di spada che c'ha! Quasi! Bene, bene, bene! Guarda se non è il nostro amato Amaterasu. È passato così tutto il tempo. Ma con tutti questi mostri in giro, l'unico posto in cui potevo nascondermi era tutto questo tempio dedicato agli antichi eroi.
E c'è niente che possa aiutarti nelle tue faccende? Sono al tuo servizio. Fai buon uso della mia di questa spada, che è stata creata per conquistare per annientare il male. Tachigami. Tachi sarebbe... Starebbe a dire una cazzata. Dovrebbe essere una katana lunga, la Tachi. Quella che di solito si usa a due mani. Potrei dire. La. Quello era il dio Tachigami, maestro del Power Slash, della tecnica Power Slash. Allora dovresti essere tipo sei come Shiranui. Lo sai, quel lupo che combatte e morì insieme al grande Nagi. Quando Shiranui morì, il potere del lupo venne diviso in 12, in 13 del pennello. Questo è impossibile, Shiranui e Nagi. Sono solo leggende. Però non ho mai visto il power, la tecnica del grande fendente. Quindi dici di provarla su quel coso. Fammi vedere che divisi quel coso in due. Ok. Adoro questa tecnica. È la mia preferita. È la main che usi praticamente. Non sono nemmeno dal tuo stesso livello. Sembra che veramente mi sono smontato la testa. Ehi, palla di pelo. Volevo dire Amaterasu. Ho cambiato idea. Se tu sei Shiranui rinato, allora tu che vuol dire che puoi usare tutte e 13 le tecniche, giusto? In quel maniera. In questo caso mi unirò a te finché non diventerò bravo come te. Che fortuna, vero? È inutile che provi a cambiare e farmi cambiare idea. Non c'è niente che mi fermi dopo che ho preso le decisioni. Ma basta parlare di me. Ora che abbiamo provato questa tecnica, possiamo tagliare quella cosa che Sakuya voleva che tagliassi. Torniamo indietro e diamoci una chance. Va bene, mamma. Praticamente qualsiasi... Ops, ho tagliato pure gli alberi. Potrei tagliare qualsiasi cosa, come vedete. E di solito serve, perché la maggior parte delle tipo le piante, gli alberi, cose così, che tagliate, droppa il cibo. È utile anche per riempire velocemente la cosa. Poi vedrete il combattimento. Giusto, dimenticavo. Sì, sì. Botte. Quando sono bianchi e neri posso ucciderli istantaneamente. Così. Facendoli letteralmente a pezzi. Quando prendo quello mi riempio. Sì, perché usare una tecnica di combattimento consuma interamente una barra di inchiostro. Vabbè, un... bottiglia di inchiostro, le chiamano in gioco. Io le chiamo barre, però sono inchiostro, è una bottiglia. Ok, allora, io concludo qui, ragazzi, come primo video. Fatemi sapere la vostra nei commenti, ci vediamo ai prossimi video con breve. Vi ricordo di cliccare se vi montate sotto il canale e vi ricordo che un gamepad alla mano si può cambiare il mondo. Bye!